penso che la cosa migliore per capire il perché della nostra fabbrica, la longevità, la qualità dei prodotti e anche il successo che abbiamo nel mondo, è scendere nei reparti produttivi e toccare con mano come nascono tutte le macchine che poi sono in tutte le palestre del mondo, o quasi tutte, perché vale di più vedere un attimo che raccontare con mille parole. Fin dal 1982 papà aveva già costruito il primo stabilimento e sono arrivato io. Fin da bambino mi è sempre piaciuto avvicinarmi a questo mondo e passavo alcuni pomeriggi, quando avevo dei momenti liberi, a fabbricare un po' le macchine con gli operai. Poi ho preso la carriera dell'ingegneria. Una volta laureatomi sono venuto negli uffici e dopo una breve pratica nell'ufficio di engineering department, quindi l'ufficio tecnico, ho preferito prendere il percorso del commerciale, iniziando a presentare i prodotti che producevamo a tutta la clientela. Quindi ho iniziato a viaggiare in Italia con il responsabile commerciale Italia e poi pian piano con la pratica dell'inglese ho potuto iniziare a viaggiare all'estero, dove veramente c'era l'esigenza di crescere. Lavoro in Panatta da circa 30 anni, sono entrato nel 1991, eravamo circa 30 persone. I titolari, Rudy e Angela Panatta, erano i primi venditori dell'azienda e dietro di loro persone appassionate che promuovevano il prodotto Panatta in tutto il mondo. Infatti già da allora vendevamo in tutti i mercati del mondo, a partire dall'America, all'Australia e tutta l'Europa. Oggi contiamo molte filiali in Europa principalmente, dove abbiamo scelto la politica di fare delle vendite dirette sul territorio per essere molto vicini ai clienti. Investiamo ogni anno, diciamo, in comunicazione e marketing moltissime risorse, facciamo fiere in tutto il mondo e con orgoglio possiamo dire di essere i golden sponsor delle principali fiere di settore. Quindi partiamo da FIBO, che è la fiera comunque più importante a livello internazionale, a Rimini Wellness, alle fiere di Dubai Pro e Dubai Muscle Show. Investiamo per portare il brand Panatta nel mondo, per far conoscere il nostro stile in tutto il mondo e per far sì che sempre più clienti abbraccino una nostra filosofia e scelgano le nostre attrezzature. Questi anni siamo cresciuti moltissimo e questo è il merito di tutti i dipendenti che hanno saputo fare squadra. Abbiamo passato dei momenti non belli, non ultimo per esempio adesso la pandemia, ma anche crisi economiche precedenti del panorama internazionale. E quindi in tutti questi momenti la Panatta, grazie ai forti valori che ha avuto fin dalle origini, instillati da papà e mamma a tutti noi, ci hanno permesso di traghettare avanti l'impresa.
e uscire da ogni crisi sempre più forti di prima, con delle lezioni e degli insegnamenti di cui abbiamo fatto tesoro. E sono venuta qui in Italia 7 anni fa e da lì in poi Edoardo e io siamo diventati veramente una squadra fantastica. Abbiamo fatto diversi viaggi in diverse parti del mondo. Lui veramente è stato il mio maestro sin dall'inizio, mi ha insegnato tante cose a livello commerciale perché io non c'avevo esperienza. Attualmente sono quello che sono qui grazie a lui, a tutto il supporto che mi ha dato e che mi dà. Mi occupo di quello che sono lo sviluppo, la gestione e il controllo della nostra rete commerciale estera di vendita, quindi distributori e agenti, nei paesi europei e nei paesi del Nord Africa, con un focus particolare in quelli che sono la Francia, dove abbiamo una filiale commerciale da oltre 20 anni, e anche l'Inghilterra, dove negli ultimi anni abbiamo registrato un'importante crescita in termini di fatturato e ordinativi. Partecipo inoltre, per conto dell'azienda, a quelle che sono le più importanti fiere nel settore del fitness all'estero e in particolare il mio ruolo prescrive un continuo ricerca di contatto umano con quelli che sono i nostri clienti e la nostra rete vendita. Durante tutti questi anni ho avuto la possibilità di vedere cresciuta l'azienda. All'inizio eravamo addirittura solo 2 impiegati responsabili dell'ufficio estero e durante tutti questi anni abbiamo visto un incremento delle attività e del lavoro. La gestione per l'export richiede annualmente un aggiornamento che ci permette poi di spedire e andare in tutti i mercati dell'estero. La Panatta ha delle unicità. Intanto siamo interamente progettati e fatti in Italia e nei nostri stabilimenti, non esternalizziamo le produzioni, quindi tutto quello che costruiamo nasce qui. Secondo, riusciamo a dare un'offerta variegata al cliente. Abbiamo più di 400 macchine che coprono ogni settore di allenamento e ogni target, dai una linea speciale per i bambini dai 5 ai 15 anni, una linea per l'allenamento alla forza, proprio quindi per la high performance, che è la più vasta del mondo e che si chiama Free Weight. Poi abbiamo determinate macchine per multifunzione, per esempio ideali per gli hotel, per i centri personal trainer. E quindi spaziamo, riusciamo a soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente. Ad ultimo, noi siamo in grado di personalizzare il prodotto. Questo moltissime aziende non lo fanno. Vuoi per una ragione, vuoi per un'altra, ma cosa succede? Noi abbiamo un cliente, magari importante, che arriva dall'altra parte del mondo. Sia uno sceicco arabo, un investitore dall'India o un americano che viene qua e dice io ho questa esigenza, quando mi alleno voglio provare questo angolo, riuscire a stimolare di più il pettorale nelle fibre della parte alta, media, bassa. Quindi lui può incontrarsi con me, con mio papà, mettere giù un'idea e quest'idea si trasforma in un nuovo prodotto. Quindi a volte queste realizzazioni custom noi le facciamo e la concorrenza non lo può fare. La macchina nasce da un'idea, un progetto che viene sviluppato all'ufficio tecnico e l'idea nasce dal professor Panatta. Il professor Panatta con l'ufficio tecnico mette a punto quello che potrebbe essere la nuova macchina. L'ufficio prototipi la realizza, quindi realizza questa nuova macchina e una volta che la macchina, il prototipo viene benestariato, per cui il prototipo sarà ok, la macchina passa in produzione.
Il design, la bellezza e il colpo d'occhio, quello che per primo deve attirare il cliente invitandolo a provare la macchina. La funzionalità, il cliente una volta provata la macchina deve innamorarsi della sua unicità funzionale e un prezzo competitivo. Un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso che solo la Panatta può offrire perché ha al suo interno tutti i reparti produttivi. Su questi tre pilastri si basa non solo la progettazione ma tutta la produzione Panatta. Uno dei nostri punti di forza è quello di riuscire a sviluppare ogni anno decine di nuovi prodotti con un grado di innovazione che veramente non ha uguali sul mercato. Possiamo fare degli esempi, basta pensare alla linea Cardio Fitness sviluppata in collaborazione con Pininfarina che ha ridefinito i trend di design del mercato. Alla linea Free Weight, che ormai è un punto di riferimento per quanto riguarda l'eccellenza biomeccanica e il numero di modelli offerti. Sono coadiuvato da un gruppo di 4 persone con le quali gestiamo tutto quello che riguarda l'amministrazione e finanza, controllo gestione, gestione del personale, CED in generale. Gestiamo la rete vendita Italia distribuita sul territorio composta da 9 agenti. Quindi operativamente affianchiamo gli agenti su tutte le trattative, impostiamo i budget commerciali e il nostro obiettivo non è soltanto quello di raggiungimento dei numeri commerciali, ma anche quello di trasferire passione a tutti i nostri clienti. A livello software, ad oggi abbiamo 2 tipologie di macchine, una versione LED e una versione touchscreen più performante. Tutti gli schermi, sia touch che LED Plus della nostra linea, che le schede elettroniche, vengono progettate, collaudate ed assemblate all'interno dell'azienda. È in cantiere una nuova linea che sarà molto più accattivante e con le ultime tecnologie. Con la nostra linea touchscreen, il top di gamma, l'utente, oltre ad utilizzare la macchina per l'esercizio, potrà interagire in internet utilizzando le piattaforme quali Netflix, YouTube o Instagram, o piuttosto potrà collegarsi direttamente con la TV. Abbiamo inoltre in produzione una linea cardio chiamata linea Eco, unica al mondo nel suo genere, dove si tratta di macchine cardio completamente esenti da parti elettroniche, solamente con parti meccaniche. In genere queste macchine sono molto apprezzate anche per gli allenamenti particolarmente intensivi, oltre al fatto che essendo macchine energy free abbiamo consumo energetico zero. Tutte le macchine cardio possono essere customizzate sia a livello strutturale che colore di telaio, personalizzate con decalcomanie o adesivi personalizzati. Movimentiamo ogni giorno dai 18 ai 20.000 articoli necessari per la gestione delle commesse. Questi sono articoli di semilavorati di carpenteria per la saldatura delle macchine, dalle minuterie e articoli di montaggio per l'assemblaggio finale della macchina stessa, fino al collaudo e tutto il necessario per l'imballaggio e spedizione. Un punto di forza fondamentale della nostra catena di approvvigionamento è sicuramente il poter contare su terzisti specializzati presenti nel nostro territorio che lavorano con noi da tanti anni, che sono cresciuti con noi e fanno parte praticamente della nostra azienda. Oltre al rapporto diretto con il cliente finale, gestiamo anche le richieste che possono arrivare dalla nostra rete vendita. Si tratta di agenti e distributori che sono ramificati un po' in tutto il mondo, in tutti i paesi nei quali lavoriamo, e che possono contattarci per richieste di preventivo, per informazioni sui macchinari e a volte anche per la partecipazione a gare di appalto nel settore pubblico, per i quali poi noi predisponiamo
tutta la documentazione necessaria. Il cuore del nostro lavoro è la gestione dell'ordine, quindi dal momento del ricevimento, la messa in produzione, il coordinamento degli aspetti logistici e ovviamente tutto l'aspetto amministrativo. Inoltre siamo di supporto ai nostri colleghi area manager che viaggiando un po' in tutti i paesi coperti dall'azienda possono aver bisogno di risposte immediate su un tempo di consegna, su un prodotto o semplicemente di una richiesta di informazioni generica o una ricerca in archivio. Ogni giorno riceviamo chiamate da 85 paesi diversi e in diverse lingue, francese, tedesco, spagnolo, arabo. Ognuno di noi si occupa, in base alle sue competenze tecnico-linguistiche, di un determinato gruppo di paesi. Gestiamo circa 10.000 richieste ogni anno e predisponiamo 40-50 spedizioni ogni giorno, per un totale di 100.000 articoli spediti l'anno. Oltre alle richieste dei clienti ci interfacciamo con 40 centri assistenza e 90 distributori, organizzandone la formazione sia in azienda che affiancandoli nei propri territori. I servizi che offriamo ai nostri clienti iniziano con l'installazione che effettuiamo direttamente con i nostri tecnici o con l'ausilio dei nostri distributori o tecnici di zona. La nostra forza è quella di accompagnare il cliente nella cura dei prodotti Panatta, anche per oltre 20 anni, grazie alla produzione Made in Italy. Anzi, Made in Apiro. Abbiamo diverse tecnologie e diversi processi produttivi. Il primo processo è quello della carpenteria, la realizzazione dei telai, quindi saldatura, tutte le lavorazioni del ferro. Il secondo processo è quello della verniciatura, tecnologicamente completamente diverso, con delle problematiche completamente diverse. Un altro processo è quello della realizzazione dei poliuretani, quindi della schiumatura. Poi abbiamo i reparti montaggio, quindi montaggio macchine isotoniche, montaggio macchine cardio, dopodiché collaudo che viene effettuato al 100% su ogni macchina, imballaggio e spedizione al cliente finale. La prima produzione che facciamo è quella di realizzare il telaio. Per realizzare il telaio è importantissimo avere una maschera di saldatura precisa, una maschera di saldatura che realizza il telaio in maniera perfetta. E le maschere di saldatura vengono realizzate internamente alla nostra azienda, quindi abbiamo un reparto con degli addetti che realizzano maschere di saldatura. Una volta realizzata la maschera di saldatura, il telaio passa alla saldatura vera e propria. La saldatura è formata da saldatura manuale o saldatura automatica. La saldatura manuale è saldatura a filo e viene fatta manualmente dall'operatore. La saldatura automatica è fatta con un robot di saldatura. La caratteristica principale delle nostre macchine è la robustezza. Noi realizziamo questi telai con spessori di tubolari, con spessori di materia prima molto elevati. Quindi questi spessori rendono la macchina robusta, stabile e duratura nel tempo. All'interno del reparto abbiamo anche dei torni a controllo numerico. Sono dei torni che lavorano in automatico, lavorano a doppio turno anche loro e realizzano dei pezzi con dei disegni che sono direttamente inviati alla macchina dall'ufficio tecnico. Tutti i telai che vengono realizzati in questo reparto vengono sottoposti ad un test che noi chiamiamo test vita, cioè la macchina viene caricata oltremodo con pesi 3-4 volte il peso nominale che può portare la macchina e poi con dei simulatori vengono attivati dei cicli di movimento.
i nostri reparti produttivi lavorano su più livelli, per cui per trasferire la merce da un reparto all'altro utilizziamo degli elevatori. In ogni reparto abbiamo dei controlli qualità in accettazione, quindi tutto il materiale che entra all'interno dei reparti produttivi viene controllato a livello qualitativo e tutto il materiale che da ogni reparto produttivo esce e va o in un altro reparto produttivo o al cliente finale viene qualitativamente controllato, collaudato, verificato e testato. Iniziamo a parlare del reparto verniciatura dal controllo qualità. C'è un apposito operatore che controlla tutto il materiale in entrata, sia di telai che di semilavorati, fornitori esterni e della serratura interna. E tutti questi materiali vengono controllati al lotto e se il pezzo non dovesse andare bene, verrebbe rimandato direttamente al fornitore. Nel reparto verniciatura abbiamo due impianti, uno costruito nel 1997, l'altro nel 2021. L'azienda ha fatto un grosso investimento per aumentare la qualità e sopperire la richiesta dei clienti. L'impianto di verniciatura è così composto: abbiamo la catena di trasporto, a seguire la sabbiatrice in cui 12 turbine sparano granelli d'acciaio ad alta potenza in modo che rende il pezzo pulito e soprattutto viene preparato per la verniciatura. All'uscita della sabbiatura c'è un ragazzo che si occupa del soffiaggio, quindi pulisce perfettamente il pezzo e controlla che il pezzo sia idoneo. A seguire troviamo le cabine di verniciatura in cui l'operatore spruzza vernice e possi poliestere sul pezzo. A seguire ancora troviamo il forno di cottura lungo 44 metri con una temperatura di 205 gradi centigradi che cuoce il pezzo e rende il pezzo verniciato. Per finire vorremmo mettere in evidenza i tre check. Abbiamo il check 1, che è il primo controllo che verifica che il materiale sia pulito e che non sia difettoso. Il check 2, che avviene subito dopo la sabbiatura per vedere se il pezzo è accettabile. Il check 3, che è quello più importante, è dopo che il pezzo è verniciato, quindi vengono controllati tutti gli spessori e se la vernice è conforme. All'uscita dell'impianto verniciatura, il telaio così verniciato viene scaricato direttamente nel reparto montaggio isotonico. Vengono realizzati stampi in alluminio per tutte le pedane e imbottiture dei nostri macchinari. Siamo una delle prime aziende a livello mondiale che abbiamo utilizzato questo composto in sostituzione della spugna. Vengono impiegate due sostanze, isocianato e poliolo, che inserite in uno stampo hanno la reazione di polimerizzazione. Le sostanze iniettate aumentano di volume fino a prendere la forma dello stampo stesso. Bottiture vengono poi ricoperte con dello sky di alta qualità e resistenza alla corrosione e alla traspirazione del sudore. Dopo aver ricevuto l'ok della qualità, quindi dopo tutti i controlli qualitativi, spessori, omogeneità della vernice, eccetera, viene collocato su di un bancale. Noi facciamo dei bancali specifici per ogni macchina, per ogni telaio. Con questo bancale poi affronterà tutti i processi produttivi successivi. Abbiamo delle aree di preparazione materiale, che sono aree di preparazione per quanto riguarda i pezzi premontati, quindi dei pezzi che sono a corredo della macchina. C'è la preparazione dei pezzi che noi chiamiamo kittaggio, che sono pezzi specifici della macchina. Questi pezzi premontati, kittati e il telaio vengono portati ad un operatore. L'operatore, singolo operatore, monta la macchina dalla A alla Z.
Nel reparto abbiamo 18 isole di montaggio strutturate per poter costruire macchine con caratteristiche e complessità differenti tra linea a linea. Qui lavora un totale di 45 operatori specializzati. Su questi telai gli operatori delle isole di montaggio inseriscono i vari componenti: leve, braccia di spinta, pesi, carrucole, cavetti, snodi e imbottiture. È un lavoro molto complesso. Tenete conto che i macchinari Panatta utilizzano ben 18.000 componenti diversi. La complessità è data anche dal fatto che in produzione abbiamo ben 525 macchinari isotonici, suddivise su diverse linee di prodotto, con caratteristiche di montaggio differenti uno dall'altro. Macchina montata viene portata al collaudo. Tutte le macchine vengono collaudate al 100%, quindi vengono collaudati i movimenti, vengono collaudate tutte le funzionalità della macchina. Tutti i macchinari prodotti giornalmente vengono consegnati al mio reparto e vengono controllati dai miei addetti specializzati in tutte le loro funzioni. Viene controllata la corrispondenza all'ordine, alla scheda di collaudo, viene controllata la funzionalità, il comfort, la scorrevolezza e per ultimo l'estetica. In collaudo controlliamo la perfezione, sempre più consapevoli di dover soddisfare una clientela attenta al particolare e non di meno all'efficienza dei nostri prodotti. Un cartellino identificativo riporta il percorso di produzione della macchina tracciando lo storico, l'immatricolazione e la certifica, così da garantire una qualità che rispecchia il Made in Italy, punto di forza della Panatta. Se la macchina riceve ok dal collaudo, è pronta per essere spedita, quindi viene immatricolata, dove nella matricola vi sono tutti i dati della macchina e tutti i dati del cliente, e poi viene passata all'imballaggio. L'imballaggio è un altro processo particolare, questo è necessario perché le macchine devono arrivare integre a casa del cliente, per cui nell'imballo vengono inseriti delle protezioni, vengono inseriti dei sacchetti impermeabile, viene inserito un estensibile, viene tutto l'imballo raccolto intorno alla macchina. Pronta per essere spedita al cliente, viene posizionata in magazzino prodotto finito e attende che la logistica dia l'ok per la spedizione. La Panatta organizza ed effettua carichi in tutto il mondo ed offre supporto logistico a tutti i clienti che ne facciano richiesta. Da 3 anni siamo anche certificati IO e questo ci autorizza a spedire merce già sdoganata in tutti i paesi extra CE. Nel 2021 abbiamo fatto circa 1300 carichi tra container e camion vari, quest'anno supereremo le 1800. Anche per le spedizioni abbiamo un metodo particolare, le macchine vengono inserite all'interno dei container, all'interno dei bilici e sono fissate ai pianali del bilico, sono fissate alle pareti, proprio perché durante il tragitto non vengano a urtare e non vengano a danneggiarsi. Noi personalizziamo anche le macchine per il cliente, tutte le imbottiture delle macchine, i cuscini, quindi schienali, sedute, eccetera, possono essere personalizzati. Si può inserire il nome della palestra, il nome del cliente su ogni tipo di cuscino che noi montiamo. Le personalizzazioni possono essere tantissime, infinite, quindi dai colori delle imbottiture ai colori dei telai, per cui il cliente può richiedere qualsiasi tipo di personalizzazione e noi lo andremo a soddisfare.
mio sogno in Panatta è quello di poter crescere l'azienda e raggiungere vette non raggiunte prima, quindi espanderci in tutti i paesi del mondo e poter riuscire a costruire in ciascuno dei paesi strategici una filiale o comunque sia un'organizzazione solida, professionale e che abbia non solo un buon business ma anche gli stessi valori che abbiamo qua nella nostra sede. Il nostro obiettivo è la soddisfazione di ogni cliente e ovviamente quando riceviamo apprezzamenti sulla qualità non soltanto dei prodotti ma anche del nostro servizio, per noi è la maggiore gratificazione. Inoltre sapere che i nostri macchinari possano arrivare in qualsiasi angolo del mondo, quindi dall'Australia al Venezuela, dalla Costa d'Avorio al Giappone, partendo da un piccolo borgo nel cuore delle Marche che è Apiro e che poi è anche il mio paese, è ovviamente una fonte di grande orgoglio. La nostra azienda è una family company, è anche comunque il nome dell'azienda, Panatta, è un family brand che da sempre ha avuto la stessa proprietà, la famiglia Panatta. E questa comunque è stata anche una grande forza in tutto il mondo. Anche nei momenti in cui il mercato era comunque più difficoltoso, l'azienda non si è mai fermata, ha investito in innovazione per lanciare comunque novità di prodotto. E oggi l'azienda è un'azienda internazionale che lavora in tantissimi mercati, abbraccia tante culture e lavora con clienti di tutti i tipi, diciamo, non solo le palestre, ma comunque i militari, le università, gli hotel, le spa, quindi abbracciamo veramente con la nostra proposta qualsiasi tipologia di cliente, perché chi sceglie Panatta sceglie una storia, una tradizione e una grande passione per l'allenamento. Questo perché? Perché chi sceglie Panatta sa che può dare comunque ai propri utenti una proposta diversa, dei macchinari unici per la propria biomeccanica articolare che renderanno anche unico l'allenamento degli utilizzatori finali. I'm with Bernard right now, but I need to say many things about my experience with Panatta. Panatta last few years has changed so much, but I need to tell you about one of the machines they have right now, this machine. Maybe you can get this machine in a lot of companies, but the different, when you try this machine, you have many things different. They put something like, look at that, for any tool, for anybody, you can use it, no risk for any problem in your on your knee, on your lower back. It's many things like this in every single machine. I need to try it because the old remotion, they have it right now, it's perfect for everyone. That's my opinion right now with the best company ever, Panatta. Adesso sono incinta di un panattino e spero veramente che Edoardo e io possiamo crescerlo come lui è stato cresciuto da suoi genitori, con quella passione per il marchio, per l'azienda, per i clienti, con quell'spirito commerciale che mio marito ha. È un vero desiderio che ho, che mio figlio, i miei futuri figli, possano, ecco, essere un Panatta al 100% come lo è mio marito, perché c'ha quella capacità di trasmettere passione per il marchio. Lo dico io per la mia esperienza, che pochi mesi di essere arrivata qui in Italia, io mi sentivo parte di questa famiglia, di questa azienda, di questo progetto, e attualmente pure per me fa parte della mia vita, fa parte dei miei sogni, quindi è una cosa veramente bella tutto quello che abbiamo costruito, e sicuramente costruiremo moltissime altre cose insieme.